questo video vedremo come utilizzare un Learning Management System, in questo caso Tutor, come studente, come fruitore semplice delle lezioni. Ovviamente dobbiamo raggiungere la pagina principale della nostra piattaforma. Possiamo tramite il tasto Browse Courses visualizzare quali sono i corsi disponibili. Diciamo, in questo caso c'è la possibilità di scegliere, se fossero tanti, qual è la categoria, ma ce ne abbiamo uno solo in questo caso, quindi ci clicchiamo e vediamo se possiamo utilizzarlo. Ovviamente in questo caso il corso, come abbiamo visto, è protetto, quindi non ci permette di visualizzarlo se non siamo entrati, non ci siamo loggati, quindi dovremo fare il login. Se siamo già stati loggati dalla scuola, ci è stata già assegnata una password, basta che facciamo appunto il login. Diversamente dobbiamo registrarci dando il nome e tutto quanto e richiedendo poi di essere abilitati alla fruizione del corso. In questo caso noi abbiamo invece già un account che ci permetterà di frequentare il corso. Io mi loggo ovviamente e facendo il login io entro direttamente nel corso. Ora, questo è un corso molto semplice di sole 3 lezioni, ma è utile per vedere appunto come funziona la fruizione del corso. In questo caso le lezioni sono tutte visibili, è molto più probabile invece che le lezioni saranno visibili con delle tempistiche, cioè verrà presentata magari facendo l'ipotesi che ci sia una sequenza, seguire le lezioni a livello settimanale, ogni settimana verrà presentata una nuova lezione. Ovviamente per visualizzare la prima lezione basta cliccare appunto sulla voce della prima lezione, che abbiamo qui l'albero delle lezioni. Vediamo la prima lezione, abbiamo la possibilità di seguire la lezione successiva anche tramite i tasti di navigazione qua in alto, oppure appunto agendo sulla nome della singola sezione, sulla singola lezione. Abbiamo una lezione con un video in questo caso e abbiamo qui sotto, ma è riportato anche qua, un test per quanto riguarda questa lezione. Ovviamente cliccandoci noi possiamo accedere al test, dobbiamo eseguire il test, che adesso non facciamo ovviamente. Il test può essere, in questo caso non lo è, ma potrebbe essere obbligatorio per poter accedere alla lezione successiva. Qui vedete che ci sono delle risposte multiple, alla fine si dà submit e appunto ci si applica per il test. Qui abbiamo una serie di, qui abbiamo l'albero di navigazione, ci dice dove siamo nel test in questo caso. Qui abbiamo una serie di opzioni, abbiamo i forum, il glossario, ove presente. Vedete che in questo caso c'è una voce soltanto. Il file storage, cioè dove troviamo i file eventualmente che ci sono utili per le lezioni, il networking, la possibilità di comunicare con gli altri studenti, la mappa del sito, la photo gallery, se ci sono delle foto che ci possono essere utili, e gli strumenti dello studente. Le cose sono anche, diciamo, alcune cose sono riportate qui sulla colonna di sinistra, quelle più importanti, cioè la cosa più importante è l'albero delle lezioni, queste voci qui che abbiamo visto del networking, cioè la possibilità di comunicare con gli altri, il search per cercare altri studenti nel corso, oppure no, all'interno del networking, oppure la possibilità di cercare delle pagine particolari nel corso, cercando tutte le parole oppure una singola parola. Non so, noi circoliamo dove abbiamo letto un'informazione particolare, magari il corso è fatto da decine e decine di lezioni, digitando qui la parola ci trova la pagina subito. Qui ci dice chi siamo noi che siamo online e altri eventualmente. Il glossario non abbiamo nessun rimando, qui c'è un piccolo sondaggio e qui ci arrivichiamo di nuovo al form. Questo è per quanto riguarda l'utilizzo della piattaforma da un punto di vista dello studente. Bene, vi ringrazio per avermi seguito, se avete domande, come sempre potete contattarmi nel pannello dei commenti. Grazie a tutti e alla prossima.